questo organismo polimateriale. Stiamo parlando di un grande parco storico, giardino storico fatto di edifici, fatti di muri di cinta, fatti di praterie, fatti di viale. Sono contesti eccezionali. È sostanzialmente non è il giardino storico, è il parco storico per eccellenza, è tutto quello che rappresenta per la città di Napoli. Per noi napoletani è una storia di vita, Pietro lo diceva prima, è qualcosa in più dello studio in sé dell'arte dei giardini. E quindi pertanto vi do solo dei numeri per i colleghi che non conoscono ovviamente il parco: 17 edifici, 30 chilometri di viali, 6 chilometri di mura di cinta. E vi do ancora altri numeri che abbiamo analizzato in, precedentemente, ovvero sia 400 specie di alberi diversi con in 108 famiglie. Stiamo parlando di circa 30.000 alberi adulti, un patrimonio eccezionale. È un patrimonio per la città fondamentale, è un patrimonio dell'umanità in generale, perché è un contesto effettivamente unico nel suo genere.